Prima foto del cuore. Ah beh, questa qui sì, è una foto di poco tempo fa. No, è recente, ero... Scusa, ma tu quale sei? Piccolo. Io sono quell'ometto lì e credo che all'epoca avessi 3 anni. Tre anni, la signora seduta lì è mia madre, eravamo durante una battuta di pesca estiva che facevamo solitamente a Ferragosto, si usciva in famiglia con gli amici, il pescato veniva immediatamente mangiato, quindi pesce freschissimo. A me, io quando vado nei ristoranti sul pesce, a me non me freghi. Ecco, perché lo conosci bene. Fresco di come l'ho mangiato. Ma vai io, ancora no. A pescare? Non più, però da quando mio padre ha venduto il peschereccio non ho avuto più modo. Una battuta di pesca la farei, a dire il vero, perché poi tanti amici hanno ancora il peschereccio, anche in Calabria, conosco persone anche a Napoli, insomma, che hanno la barca. E questa foto era foto e del qui cuore. Mia madre stava, credo, sbucciando un gambero appena preso e io ero lì un po' che timido. Si mangiava così. Forse sì, forse soffrivo anche un po' il mal di mare. Due signori, erano degli amici di famiglia di cui, ahimè, purtroppo, chiedo scusa, se si dovessero riconoscere non ricordo il nome. Però è una foto molto bella, però, Giuseppe. Troppo piccolo. Vedi che sul peschereccio, l'ho detto anche in passato, cercavo di manifestare, vedi quella parte, quel rialzo in legno, quella sì, coppa del peschereccio? Sì. E quando poi ci sono andato più in là, diciamo un po' cresciutello, intorno ai 10, 11, 12, fino ai 15, 16 anni, durante l'estate, da giugno a settembre, per me quello era già un ideale palcoscenico. Io sì, no, davvero, dove mi confrontavo con i marinai, che erano persone più adulte, molto bella questa, anche se in qualche modo nella loro ignoranza avevano grandissima esperienza di vita ed era bello ascoltare i loro aneddoti. Seconda foto del cuore. Eh beh. Oh, me l'hai data tu, eh? No, sono assolutamente sì. No, è una foto che non poteva non essere. Non allora, poteva non essere una foto del cuore. Tua moglie si chiama Margaret Madè, Maccarrone all'anagrafe. Margaret Maccarrone all'anagrafe. Maccarrone, 2C2R. Maccarrone. E come vi siete conosciuti? Noi ci siamo conosciuti, beh, io, quando io l'ho vista all'inizio, è chiaro che sono rimasto in qualche modo rimasto folgorato da lei. Non artisticamente, poi anche bella. Artisticamente, però. Però credo che la sua bellezza trasmetta anche quello che poi lei è come persona, un animo molto profondo, è una donna che ha sicuramente dei principi e dei valori veramente siciliani, ecco. Vi siete incontrati? Ci siamo incontrati così per caso a casa di un amico in comune, come valori, condividiamo molte cose, abbiamo dei valori molto simili, due famiglie anche molto simili in termini di estrazione, per cui non potevamo non incontrarci proprio come anime, certo con tutto quello che comporta un rapporto di coppia, no? A volte si va d'accordo, a volte ti interrompo però... così ti rilassi perché devo mandare la pubblicità e poi riprendiamo, però pubblicità, grazie. Vuoi un bicchiere d'acqua? Sì, non una bottiglia. C'è domenica in sulla Rai, sulla Rai c'è domenica. Siamo rientrati, siamo con Giuseppe Zeno, abbiamo visto la seconda foto che è il tuo matrimonio con tua moglie, sì, Margaret, eccola qua. A Siracusa, ah, che bello. In piazza Duomo, in realtà è una delle pochissime foto, perché generalmente sai i matrimoni, poi gli ospiti vanno subito al ristorante, aspettano per ore infinite gli sposi che vanno in giro nelle location più a fare foto, noi abbiamo fatto semplicemente pochissimi scatti in piazza a Siracusa. Perché davanti al Duomo. Perché avete scelto Siracusa? Siracusa perché mia moglie è di là, della provincia siciliana. Di Siracusa, e quindi era doveroso sposarsi nella casa. Che è bellissima, casa. Una location bellissima. Sì, poi tra l'altro devo dire, il matrimonio l'abbiamo fatto nella chiesa di San Giovannello al quartiere Giudecca, lì proprio nel centro di Siracusa, una chiesa bellissima che invito tutti ad andare a visitare, senza tetto, quindi è stata una maglia. Era il 20 agosto alle 6:30 di pomeriggio, quindi c'era caldo. Neanche però un po' temevamo.
Però è una chiesa straordinaria, bisogna andarla assolutamente a vedere. Fai bene. Questa è una delle poche foto, ci tengo È molto bella questa foto, molto bella. Guardate la sposa, beh, anche lo sposo, ma guardate l'eleganza di questa ragazza, è veramente molto molto bella. Terza foto del cuore, perché andiamo avanti dopo il matrimonio e arriviamo alla terza scelta, eccola qua. Beh, sì, la tenerezza. Questa è una foto, l'ho scattata io, è la prima volta che ho portato Angelica dalla madre in ospedale, è la prima volta che lei la vedeva, se l'è messa lì e non voleva più lasciarla. Dopo una lunga notte, insomma, quasi, dopo quasi 12 ore, quando ha deciso di venire al mondo, è stato anche, ecco, a proposito della festa della mamma, vedi, vedere Margaret, o comunque una donna che sta per partorire, vederla soffrire a quel modo per mettere alla luce poi una creatura. Lì. Io sì, sono stato tutto il tempo lì con lei, ho assistito anche al parto, sì, la bimba è nata, io ho dato una mano. Ho assistito in tutti i sensi. Non alla... ti sei sentito male? Alcuni svengono? No, non sono svenuto, anche perché in realtà non sapevo cosa aspettarmi, insomma, mi ci sono un po'. In realtà mi ci sono trovato, perché volevo già assistere al parto, ma non mi aspettavo che i medici a un certo punto mi rendessero proprio partecipe della cosa, del tutto. Per cui ho sorretto io proprio Margaret durante il parto, e lei, tra una sofferenza incredibile e l'altra, quando è nata, nonostante stesse lì, insomma, in uno stato non proprio, la prima cosa mi ha detto: segui la bambina, vai, valle dietro, non la perdere d'occhio, perché pure magari, sai, può accadere qualche scambio. Ho seguito la bambina, sono stato con lei. Ma tu emozionatissimo. Beh, sì, ma all'inizio non è che, ma credo un po' a tutti i papà, non ti rendi conto che ti è nata una creaturina che, insomma, in qualche modo è un pezzo di te, è un pezzo della madre, e che da quel momento in poi la tua vita cambia totalmente, non ti rendi, te ne rendi conto forse dopo qualche mese. Però Angelica è stata assolutamente un dono, straordinario. Ho compiuto un anno e mezzo l'8 maggio, quando io ne ho compiuti 43. Quindi. Siamo nati a questo momento. Senti, Giuseppe, tu hai una poesia da dedicare alle mamme, vero? Mi farebbe molto piacere che tu, sì, a tutte le mamme, mi regalassi ancora qualche minuto prima di andare via, perché è una bellissima poesia, peraltro di Alda Merini. Di Alda Merini, esatto. Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso, sei un granello di colpa anche agli occhi di Dio, malgrado le tue sante guerre per l'emancipazione. Spaccarono la tua bellezza e rimane uno scheletro d'amore che però grida ancora vendetta, e soltanto tu riesci ancora a piangere. Poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli. Poi ti volti e non sai dire ancora, e taci meravigliata. E allora diventi grande come la terra. Beh, che verso. La grande Alda Merini. Matrice del paradiso. Un auguri a tutte le mamme. Grazie Giuseppe, grazie davvero a te, Mara. Mi ha fatto tanto piacere incontrarti. Ti auguro tutto quello che desideri per la tua famiglia e per il tuo lavoro. Grazie, dovrai conoscere poi mia figlia. Sì, mi farebbe molto piacere. Ti inviterò a teatro alla prima occasione. Perché adesso avete finito, non sei più a Torino, ma riprenderemo la prossima stagione, però quest'estate avrò uno spettacolo, probabilmente, che faremo qui a Roma. E quando sarà, attraverso i canali di informazione, lo dirò, volentieri. Però non diciamo ancora niente, perché no, si sta chiudendo la cosa. Senti, io ti ringrazio grazie di essere stato ospite. Grazie. Abbracciami Angelica e Margaret, veramente. Grazie a Giuseppe. Di là, vai da Gino. Ciao. Dal mio Gino.